Uè, fumare fa male. Idolo! Ingravido! Grazie. Grazie. Ogni anno il tabacco uccide quasi 100.000 italiani, più di alcol, droghe, AIDS, incidenti stradali, omicidi, suicidi e teoria gender messi assieme. Dal 1991 la pubblicità in TV di tabacchi è vietata e dal 2005 lo è anche via radio, su internet e agli eventi sportivi. Negli ultimi anni sono anche state realizzate alcune pubblicità progresso, come questa. Ma che sei, scemo? Purtroppo Mancini era occupato a combattere le droghe. Tutte le droghe fanno male, ma se ne può uscire. Eppure, nonostante questo colossale impegno dello Stato, ad oggi un italiano su cinque è un fumatore, per la gioia dei vari governi che annualmente si incassano più di 14 miliardi di euro. Questo perché, a differenza di altri vizietti come il gioco d'azzardo o le cannette, il fumo, così come l'alcol, è ormai radicato nella nostra cultura, con radici che affondano in centinaia di anni di concimazione. Swoosh! Facciamo un salto nel passato! Ok. Forse ho esagerato un pelino. Ciao a tutti e benvenuti sul canale di Gross, un luogo meraviglioso in cui si parla di bufale e bigottismi in modo leggero e spensierato. Oggi parliamo del marketing del tabacco, una disciplina che ci ha regalato perle come questa. Ma andiamo con ordine. Mi piace, iscrizione al canale, iscrizione agli altri social che trovate in descrizione, Luca Laurenti in canna e possiamo cominciare. Il vizio del fumo ha origini antichissime. Inizialmente il tabacco era usato in America Latina dagli sciamani durante i riti sacri, venendo consumato saltuariamente dalla popolazione comune. Poi, con l'arrivo di Colombo, l'usanza del fumo del tabacco fu esportata in Europa, faticando però ad attecchire, almeno finché l'ambasciatore francese in Portogallo, tale Jean Nicot, inviò ai propri sovrani alcune piante illustrandone le proprietà terapeutiche. Si pensava infatti che la pianta potesse curare varie patologie come il mal di testa, le vertigini, le piaghe, per alcuni persino l'asma. La storia sa essere molto molto ironica a volte. Fatto sta che, per ringraziarlo, i sovrani francesi battezzarono la pianta erba nicotina in suo onore. In principio il tabacco non fu accolto benissimo in Europa perché si capì subito che fosse dannoso e quindi fioccarono leggi per limitarne la diffusione, come ad esempio in Vaticano, dove Papa Urbano VIII minacciò di scomunica chi fumava in San Pietro. Mi sono incartato, ma non c'ho voglia di rifarla. Comunque, Papa 1, tabacco 0. Certo, 50 anni dopo, Papa Alessandro VII fondò il primo monopolio del tabacco per sfruttarne la vendita. 1-1 e parla al centro. Facciamo un fast forward veloce e arriviamo a metà 800 con la guerra di Crimea, dove tra i soldati cominciarono a vedersi le prime sigarette, vera chiave di volta per il commercio del tabacco, perché da un lato erano più veloci e più semplici delle pipe e dall'altro più efficaci della masticazione. La novità sbarcò in America, dove nel 1880 venne inventata una macchina rollatrice degna di far impallidire i migliori universitari di Bologna. La cosa prese quindi un piglio industriale e spinse le aziende alle attività di marketing più scaltro. Ragazzi, madonna, che è sta roba? Coi fulmini, lo zan zan zan, così partiamo prevenuti però. La prima reclame risale al 1789, ma dobbiamo attendere 100 anni per la prima vera pubblicità nazionale, ad opera del marchio Bull Durham, che ci ha proposto questo bellissimo motto: rollatele da solo, con le palle penzolanti del toro a fare da sfondo. Scelta stilistica rivedibile, a mio parere. Fu però con l'avvento della prima guerra mondiale che si ebbe un vero e proprio boom, perché le sigarette erano viste come un mezzo indispensabile per tenere su il morale delle truppe. Certo, immagino che alle compagnie del tabacco non dovette far troppo schifo tutta quella mobilitazione sociale che spingeva per l'invio di sigarette, visto che per loro, insomma, era un'occasione di acquisizione di nuovi clienti, visto quel superpotere tipico della nicotina: la dipendenza. Al rientro, la percentuale di soldati fumatori era schizzata alle stelle, che rese il fumo un fenomeno socialmente accettabile. Era tempo di puntare a nuovi target. Le donne divennero il perno su cui incentrare le proprie campagne. Le compagnie parlavano da un lato delle sigarette come di torce della libertà, fumate da donne emancipate ed indipendenti, e dall'altro sfruttavano le insicurezze della società spacciando le sigarette come una salutare alternativa ai dolci che ti avrebbe fatto dimagrire. Con l'arrivo della Seconda Guerra Mondiale, il fumo era diventato un vizio ormai onnipresente nelle società occidentali. Addirittura il numero di sigarette nelle razioni militari statunitensi era lo stesso dei biscotti. Ci fu una sola nazione che si oppose alla dittatura del tabacco: gli eroici nazisti.
Aspetta, questa non mi è uscita benissimo. Taglia, taglia! Hitler vedeva il fumo come una debolezza, un prodotto che avvelenava il soldato e rendeva le donne infertili. Perciò il Terzo Reich lanciò diverse campagne contro il fumo nel corso della guerra. E poi per i soldati erano molto meglio le metanfetamine. Ma è con la fine della guerra che assistiamo al vero paradiso delle fake news. Il capitalismo non si faceva troppi scrupoli quando si trattava di fare quattrini e quindi assistemmo alle campagne più... coraggiose. Innanzitutto, grande classico, vennero assoldati attori e sportivi tra i più celebri per rendere il fumo un'attività cool ad ogni livello. Pensate che persino il futuro presidente Reagan divenne uno dei testimonial di punta. E così le sigarette divennero un fenomeno sexy. Soffiale in faccia una bella zaffata e lei ti seguirà ovunque. Regala il cancro a San Valentino. Negli anni 50 arrivò una delle campagne più genialmente diaboliche. I medici scelgono Camel, perché in fondo quale figura più rassicurante di un medico per un prodotto che danneggia la salute? Erano gli antenati dei 9 dentisti su 10 che scelgono il dentifricio X. Sono pronto a perdere i denti. La Philip Morris adottò una strategia simile, facendo credere al pubblico che le loro sigarette fossero sicure e meno dannose delle altre. Ma è quando le menti malvagie si riuniscono che nascono le perle migliori. Nel 54 le compagnie del tabacco pubblicarono una dichiarazione franca in cui disconoscevano le scoperte scientifiche, sostenendo che non fosse certo che il fumo causasse cancri ed altre patologie. Aspetta, ma dove ho già visto una cosa simile? Già lo sai, trovi tutto sulle playlist nel mio canale. Ma si sa, ogni periodo di gioia è destinato a finire. 10 anni più tardi, nel 64, quei guastafeste degli scienziati pubblicarono una relazione con oltre 7000 casi che provavano la relazione tra il fumo e la morte. E quindi i governi furono obbligati a prendere provvedimenti, i nostri eroi a smettere di sparare minchia. Volevo dire, a trovare dei metodi più subdoli e sottili per pubblicizzare i propri prodotti. Ormai mamma e papà sono già accaniti fumatori, con più anni che alveoli polmonari liberi. È tempo di innovarsi, è tempo di trovare nuovi target. Innanzitutto, già che il potere d'acquisto dei neri era aumentato discretamente, cominciamo a concentrarci anche su di loro. Dopodiché, visto che quei cattivoni hanno messo paura alla gente, ci concentriamo su prodotti all'apparenza più sicuri. Sigarette light, quelle con il filtro o quelle al mentolo, così i fumatori hanno un'alternativa più sicura allo smettere di fumare. Spoiler, non facevano meno male, anzi le sigarette light furono bandite da molti mercati per pubblicità ingannevole. E poi c'era ancora un segmento inesplorato, qualcuno con un potenziale grande poiché aveva ancora molti anni da vivere. Si decide di puntare ai ragazzini e quindi vengono lanciati sul mercato personaggi giovanili come quel gran figone di Joe Camel, vengono inseriti nei pacchetti delle card collezionabili e usati personaggi dei cartoni come i Flintstones. Let's take a Winston break. That's it. Winston is the one filter cigarette that delivers flavor 20 times a pack. Per svicolare dall'impossibilità di pubblicizzare in TV, le compagnie del tabacco cominciarono a sponsorizzare gli eventi sportivi per i maschietti e gli eventi mondani per le femminucce. Oggi, per le nostre povere compagnie del tabacco, è sempre più difficile tirare avanti. Sono costretti a stampare delle brutte fotografie sui pacchetti e non hanno più spazi pubblicitari a disposizione. Ma i nostri eroi non hanno smesso di sognare, perché la creatività è l'ultima cosa a morire. E quindi, ad esempio, si sono inventati delle campagne sottobanco in cui inviavano agli influencer istruzioni su come pubblicizzare in modo occulto i propri prodotti, con tanto di hashtag e modo in cui posare per evitare le limitazioni imposte per legge. Oltre che lanciare sul mercato dei prodotti alternativi come i vaporizzatori e le sigarette elettroniche che dovrebbero fare meno male. Aspetta, un déjà vu. Chissà cosa ci riserverà il futuro, vai! Ragazzi, io credo in voi, non smettete di sognare, non lasciate che tutti i vostri sforzi vadano in fumo. E per oggi è tutto, spero che la puntata vi sia piaciuta. Ovviamente lo scopo della puntata non era quella di puntare il dito, di far sentire in colpa chi fuma, chi mi segue sa benissimo che sono per la libertà più assoluta, anzi se volessimo fare la polemica più trita ritrita ci si potrebbe chiedere perché al fumo è stato possibile pubblicizzare tutto questo invece ad altre cose no, però insomma è una roba abbastanza banale, quindi non penso serva tempo per spenderci, o magari sì. Magari ci farò una puntata sulla relazione lobby-stato. Sarà meglio iscriversi al canale per non perdersi il video quando uscirà. Prima di salutarvi vi avviso che per il prossimo mese probabilmente non pubblicherò video lunghi per impegni del lavoro vero, niente di che, quindi sicuramente tornerò però verso aprile, giuro che non scappo, con tutti i soldi che mi hanno dato i poteri forti nel frattempo, ci rivediamo nel frattempo, pubblicherò comunque sicuramente degli shorts. Alla prossima!
Pure tu sei scemo. Ma io non fumo. T'ho visto guidare senza casco. Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.